La comparsa del ballerino professionista nelle corsie dell'ospedale Buzzi di Milano ha destato curiosità e commozione. Una delle eccellenze italiane, conosciuto a livello internazionale come ballerino professionista, Roberto Bolle ha partecipato a moltissimi eventi e manifestazioni che hanno coinvolto le folle negli ultimi anni. Non basterebbero pagine e pagine per raccontare tutte le sue esibizioni da protagonista, per non parlare di quelle all'interno di corpi di ballo di fama mondiale. Tra le sue ultime imprese possiamo citare l'edizione 2023 del Baalbek International Festival, Libano, proprio da lui inaugurata con il suo gala Roberto Bolle & Friends, che riscosse un successo incredibile. Allo stesso modo fu molto apprezzato lo spettacolo tenutosi nel maggio dello stesso anno al Teatro Arcimboldi di Milano, Roberto Bolle e Béjart Ballet Lausanne, dove il ballerino è protagonista in Bolero. Risale qualche giorno fa l'avvistamento del ballerino nelle corsie dell'ospedale Buzzi di Milano, inizialmente molti si sono preoccupati, ma è stato presto chiaro il motivo della sua presenza. Roberto Bolle, ancora una volta si esibisce per il sociale. L'impegno del ballerino per le persone svantaggiate o marginalizzate è sempre stato noto, e con la sua esibizione nelle corsie dell'ospedale tale impegno viene rinnovato e confermato. Assieme alla ballerina Nicoletta Manni, Roberto Bolle si è esibito in una meravigliosa coreografia del Lago dei Cigni, una esibizione che farebbe commuovere chiunque. La performance dei ballerini rallegra l'ospedale. L'esibizione si è tenuta lo scorso 17 giugno presso l'ospedale dei bambini, Vittore Buzzi, di Milano. A danzare sono stati non solo Roberto Bolle e Nicoletta Manni, ma anche l'étoile della Scala di Milano e il ballerino Pierpaolo Ciacciulli. Con la voce narrante di Stefano Accorsi, l'esibizione ha meravigliato i giovanissimi pazienti all'interno delle stanze della struttura, che hanno potuto assistere a uno spettacolo magnifico. Non è un evento isolato, in quanto fa parte di una intera progettualità pensata dal ballerino per On Dance, una festa che costituisce l'evento permanente di Bolle per la danza, il quale si va snodando in moltissime iniziative. Si è trattato, in questo caso, di una sorta di flash mob realizzato tra le corsie, ma anche nell'aula magna pertinente all'ospedale. Successivamente i professionisti si sono fermati per consentire alle persone di fare fotografie con loro e chiedere autografi. Ovvio è che l'intenzione dell'iniziativa è quella di portare arte, bellezza e allegria in un luogo in cui è difficile esercitare uno sguardo positivo.